di restyling per la Fiat 500L, un modello di successo ma che è sul mercato già da qualche anno. E così cambiano anche i nomi. La 500L si chiamerà 500L Urban, mentre l'attuale 500L Living a 7 posti cambia la denominazione in 500L Wagon, più lunga di 14 cm rispetto alla versione cittadina. Infine la Trekking si trasformerà in Cross, lunga solo 4 cm in più rispetto al modello base. La nuova 500L nasce dalla ricetta originale, in pratica è una 500 con tanto spazio, quindi è funzionale e pragmatica ma anche con stile e divertente. Su questo abbiamo lavorato molto e alla ricetta originale abbiamo aggiunto sicuramente tanto stile, tanta personalità e tanta tecnologia. Fuori troviamo nuovi paraurti, profili in tinta sulle porte, cromature diverse e luci diurne a LED a forma di anello. Dentro migliorie al sistema multimediale e alcuni comandi ora più pratici. La versatilità rimane quella di sempre, con il divano frazionato e scorrevole, il bagagliaio regolare, il fondo ad altezza variabile e la soglia di carico a 67 cm da terra. Un cambiamento non radicale ma comunque importante, basti considerare che il 40% degli elementi sono stati modificati per renderla più tecnologica. C'è poi di che sbizzarrirsi con gli accessori che Mopar propone, dagli appendiabiti e tavolini da ancorare ai poggiatesta ai cerchi in lega leggera da 17 pollici con differenti colori e trattamenti estetici, fino al filtro con funzioni antiallergiche che è in grado di ridurre gli agenti allergeni all'interno dell'abitacolo. Mentre per quanto riguarda il capitolo sicurezza è possibile dotare la nuova 500L dell'allarme antifurto e di seggiolini specifici per bambini. Nei 5 anni trascorsi dal suo debutto, la 500L è rimasta al vertice del proprio segmento e ora che è diventata più tecnologica e connessa, promette un altro lungo periodo positivo di cui il gruppo FCA ha tanto bisogno.